Approvata dalla Commissione Ambiente della Camera la modifica del nome del parco del Cilento e Vallo di Diano. Dopo l'audizione della Presidenza e delle comunità territoriali del parco, la Commissione decide di aggiungere il termine Alburni alla dicitura ufficiale. I dubbi, comunque, sull'efficacia pratica di questo nuovo nome permangono. Ma in verità anche noi siamo stati sorpresi da questa proposta di legge che, vogliamo ricordare, è stata presentata da onorevole Pepe e da l'ENER, quindi due deputati della Casa delle Libertà. Come se fosse il cambiamento di un nome di un parco oggi fosse la cosa più importante. In verità la proposta consisteva nel cambiare il nome in Parco Nazionale Cilento Valle di Diano in Parco degli Alburni, Cilento e Vallo di Diano. Al che io in rappresentanza quindi dei sindaci ho fatto una lettera inviando a tutti quanti i sindaci e inviando a tutti gli organi sovraterritoriali e quindi anche alla Commissione Ambiente che stava esaminando questa proposta, dicendo che c'era anche necessità di dare visibilità a questo territorio degli Alburni che è importantissimo per tutto il parco, anche per le ricchezze naturali che ci sono in quella zona, ma non si poteva tollerare il fatto che gli Alburni venisse, diciamo, anteposto al nome Cilento. Quindi la proposta era quella del parco, poteva essere Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Ieri finalmente la Commissione ha approvato la proposta di legge all'unanimità in Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, dopo che ci sono state due audizioni sia da parte del presidente del parco, quindi Amilcaro Troiani, sia della Comunità del Parco, dove io non ero presente purtroppo perché fuori, quindi mi ha sostituito il mio vice sindaco, i quali hanno portato, in verità, all'esame della Commissione, che sono stati molto, molto disponibili, questa necessità, quella di non andare a modificare Cilento come prima parola, perché si era investito tantissimo sull'immagine di questo territorio, quindi partire da capo vuol dire andare a verificare il lavoro di 19 anni di comunicazione. Allora la cosa è passata in questo modo e devo dire anche che in quella sede sono stati affrontati anche i problemi dei pareri della sovrintendenza del parco, sono stati affrontati anche più autonomia da parte del territorio, quindi una rappresentanza più consistenza nell'ambito del consiglio direttivo di rappresentanze locali e non ministeriali. In verità è stato un primo approccio positivo. Oggi ci troviamo di fronte a questa proposta che certamente avrà i suoi tempi. Devo dire che l'onorevole Annuzzi e con un altro deputato, Stradella, hanno poi modificato i tempi di cambiamento di questo nome perché bisogna cambiare la carta intestata, bisogna cambiare tutta la tabellonistica di questo parco. Avevano segnalato 3 mesi, invece hanno chiesto un anno, è stata passata questa l'ultima proposta di un anno. Adesso aspettiamo l'approvazione diciamo in Parlamento per vedere un pochino questo nome che già era lungo diventa ancora più lungo.